per questa nuova interpretazione della Lady Dior, la Lady Dior Riviera. Maria Grazia si è ispirata alla Costa Azzurra degli anni 60, quindi Saint-Tropez, Bibi, ai Panier di quell'epoca. Questa tecnica è, diciamo, un intreccio di midollino, che è un materiale molto pregiato, un materiale completamente naturale che arriva da una pianta rampicante di origine asiatica, che è il rattan, dal quale viene estratto la parte più interna, se ne fanno dei listini, vengono poi intrecciati da un artigiano che usa una forma di legno come guida per poggiare sopra ogni listini. È una lavorazione completamente artigianale. Non è facile trovare ancora questi sapienti artigiani nel mondo. È tutto intorno percorso da questa fascia parlata Christian Dior ricamata a telaio. All'interno una fodera, in questo caso il canvas jacquard oblique, un disegno storico del brand. Per Maria Grazia è sempre divertente approcciarsi alla Lady Dior in un modo anche inusuale. Il gusto Riviera è stato anche accentuato dal bianco e il navy blu, classici colori del gusto Marinier. È chiaramente la Lady Dior, ha la forma, l'iconico charm, le maniglie, ed è grazie a questi artigiani che si riesce ancora ad avere questo tipo di lavorazione. Rende questa interpretazione della Lady Dior preziosa.